cose interessanti, a parte questo appello che giustamente ha lanciato Serval, perché Cristiano, per fare in modo che se qualcuno ha dei documenti di metterli a disposizione dell'associazione, perché così insomma continua la ricerca, si possono arricchire gli elementi del vestiario proprio grazie a questo. Non è un'acquisizione, basta anche una scandalizzazione. Mi è piaciuto molto, Walter ha sottolineato un aspetto che spesso noi sottovalutiamo, le fotografie del tempo, cioè quel tipo di fotografie per le famiglie che la posseggono hanno veramente un valore diverso da quello che noi oggi intendiamo per la foto che è veramente scattata in modo più veloce, più pratico, eccetera. Tanto è vero che queste foto generalmente, quelle esposte, sono disponibili solo nell'ambito familiare, cioè non sono all'interno della casa, quindi soltanto chi frequenta quella famiglia e quell'abitazione può vedere. Addirittura poi ci sono invece quelle, o c'erano quelle custodite nei libroni, negli album, che venivano mostrate soltanto a determinate persone dell'ambito familiare. Quindi è veramente una cosa molto molto preziosa. E oggi siamo ben felici che insomma si sia aperta questa possibilità, insomma, questa occasione di utilizzarle, stabilizzandole, quindi con le nuove tecnologie, con i software, con tutti i sistemi possibili, oggi possiamo acquisirle, come ha detto Walter, giustamente, anche a renderle maggiormente leggibili. E tutto questo, certo, è molto molto importante, insieme al fatto che altre persone che posseggono documenti come elementi del vestiario, alcuni li abbiamo visti anche esposti, molto generosamente, ma anche con questo spirito, cioè che ha capito che l'associazione delle tradizioni popolari che, come dire, vuole davvero rappresentare quegli elementi della comunità, quindi è giusto fidarsi e affidare questi beni preziosi. E avremo fra poco un'altra occasione molto interessante per conoscere meglio la tecnica della ricostruzione, come ci si arriva, eccetera, con Ignazio Stanafaccello, ma prima vorrei qualche altra suggestione, perché abbiamo sentito nel racconto, nelle descrizioni, negli scritti che Fanny ha letto, molti elementi che ci hanno fatto ritornare insomma alla memoria, alcuni momenti, come dire, che abbiamo vissuto nella visione, nelle grandi manifestazioni. Io penso, quando parlava delle trattas che portavano appunto queste persone con la ricchezza del vestiario popolare, e oggi questi, come dire, questi carri in movimento, queste macchine in movimento, le vediamo sempre più raramente, solo in pochissime occasioni e circostanze, ma è un patrimonio davvero molto molto interessante che si rifà insomma a quelle che erano gli elementi e gli usi, le opportunità delle società agricole, contadine del passato. E adesso quindi con Fanny entreremo ancora una volta in quest'ambito di suggestioni, nella narrazione, nella lettura, e poi invece daremo ancora occasioni per sviluppare il viaggio che è il convegno di oggi con Ignazio Stanafaccello. Prego. Dai diari della famiglia di Palma. Da poco collegata a Cagliari dalla ferrovia statale, al centro di una fertile pianura, Serramanna gli parve la sede più idonea ai suoi commerci. Vi acquistò nella via principale un gruppo di casette cadenti e al loro posto vi edificò la sua casa, simile a quella di Napoli. Sposò una napoletana, ne ebbe il primo figlio e dopo un anno li condusse con sé nella casa nuova. Presto lo raggiunsero il fratello sposato alla sorella di sua moglie, la sorellina che non portava il suo cognome e il babbo di lei. Quel nobile scialone che continuava a scialare e trovò modo di scialare anche a Serramanna, fino a quando rimase secco nel suo ultimo incontro con una mala femmina. Ingrandì il suo negozio di una decina di succursali, sparse per tutta la provincia. I due negozi di Cagliari gli diede ai suoi due figli maggiori e nei vari paesi, dove comprò i locali di vendita e l'abitazione per il gestore, prepose sempre dei napoletani amici e parenti. Mutò la sorte di un Barbato, un Tagliamonte, un Adamo, un Cerasnola, un Cardone, che misero radici a Siliqua, Ales, Barumini, Serrenti, San Luri, San Gavino, Guasila, Villa Cidro, Sardara, Uras, e vi innestarono la loro napoletanità. Settimanalmente a turno venivano tutti a Serramanna per rifornire la merce,
Si trattenevano a pranzo e quindi ogni giorno a tavola c'erano due o tre ospiti. Era una festa continua. Di ritrovare Ignazio Sannafrancello e ogni volta, insomma, i suoi interventi, devo dire, ci schiariscono sempre più, insomma, le idee su quello che è il mondo del vestiario, le mode che lo condizionano, i luoghi da dove arrivano queste stoffe che poi assumono, queste semplici stoffe assumono un carattere, assumono un modulo che diventa appunto il riconoscimento di una comunità grazie a tutte le tecniche che spesso mette bene in luce Ignazio, le tecniche di taglio, di cucitura, di ricamo, tutti quegli elementi che fanno la differenza, perché la stoffa magari è la stessa identica che viene diffusa in diversi centri, ma l'abilità, la sapienza, la conoscenza di quella comunità, delle donne di quella comunità, o delle persone di quella comunità, insomma, ovviamente riescono a trasformarle in moda locale. E ovviamente questa moda, noi facciamo un riferimento oggi, in particolare il focus sarà sul Serramanna, quindi concluderà, atterrerà da queste parti per farci, insomma, conoscere meglio quelli che sono gli elementi in uso in questa comunità. Ma certamente sarà importante nella sintesi enorme che dovrà fare Ignazio. Giustamente ha una conoscenza ampia di questo mondo, quindi in questa sintesi di 20 minuti ci porterà, insomma, intanto prima fuori dai confini del nostro territorio per vedere, insomma, com'erano le dinamiche delle mode locali per poi arrivare nel territorio regionale e, come detto, insomma, poi alla fine magari fare una riflessione maggiore e darci qualche elemento in più di conoscenza sul vestiario popolare di Serramanna. Quindi lasciamo subito la parola a Ignazio Sannafrancello. Prego. E bentrovati. I ringraziamenti sono d'obbligo per l'invito che mi viene sempre fatto con piacere. Io rispondo volentieri a questo invito da parte dell'associazione di Serramanna. Ma io vorrei iniziare con questo. Mi voglio riagganciare a quello che diceva il dottor Mereu sul fatto del dottor Marras. Su quel filone che è il Campidano di Cagliari si differenzia anche per un particolare, il costume. E facciamo adesso un'analisi su quello che era il commercio e la produzione. Qui vediamo una parte dell'Europa dove ci sono i centri di produzione e commercio tessile, quelli evidenziati in azzurro sono quelli della produzione e il commercio invece quello in giallo. C'è tutta una serie di informazioni che ci danno anche gli anni appunto presi in esame, dal 1200 al 1500 con Burgos. Per finire poi alla metà del 1800 con Genova, con i suoi tessuti bordati, broccati, velluti e operati. Andiamo avanti, siamo nel XVIII secolo, la rivoluzione industriale e i tessuti. Fabbriche e attrezzatura per la produzione del tessuto di Indiana. Qui vediamo anche una sorta di campionario, dove sono presenti i tessuti che poi troveremo in commercio anche in Sardegna. Ho chiesto a Cristiano di prendere parola anche lui su questo studio, perché con Cristiano usiamo sempre un termine che dovrebbe essere comune un po' a tutti quelli che lavorano su questo campo, la collaborazione. Io ho conosciuto Cristiano ancora acerbo per quanto riguardava la fotografia e si affacciava a questo mondo fantastico che era un semplice triangolo, un semplice quadrato dove un rettangolo dove c'erano impresse delle immagini fotografiche. E la prima cosa che gli dissi è: interessati in questo campo, perché in Sardegna su questo campo siamo abbastanza poveri. E così è stato. E voi non immaginate,
la contentezza di condividere qualsiasi scoperta. Il primo a sapere di una nuova scoperta in campo fotografico sono io, perché Cristiano mi avvisa subito. Ho beccato questa foto in Romania, oppure ho beccato questa foto in Germania. Poi abbiamo i pusher che ci forniscono qualsiasi materiale, perché sanno che andiamo alla ricerca di questa cosa. E la stessa cosa succede per me. Qualsiasi documento o qualsiasi indumento che possa essere riconducibile al patrimonio vestimentario, lui è il primo che viene a conoscenza. Ma anche con delle marce indietro che ci hanno fatto pensare per anni a una determinata cosa, una determinata funzione, poi trovandoci con una fotografia o con un capo nuovo, quindi ci ritroviamo anche a postdatare un capo, come allo stesso tempo postdatare un modo di indossare quel capo. Quindi ci capita anche di fare dei viaggi studio, oltre che di piacere, ma la prima cosa che facciamo è sempre andare a cercare delle mette dove ci sono dei musei tessili, dove ci fanno fare anche dei paragoni con delle scoperte che praticamente ci danno conferma molte volte, altre volte smentite, su quello che è il nostro campo, quello appunto del campo vestimentario. La rivoluzione industriale e i tessuti, le innovazioni dell'industria tessile. Sì, diciamo che qua c'è un rapido excursus dell'avanzamento della tecnologia nel campo della tessitura. Tutto questo a cosa serve? Comporta il fatto che si riducono i costi di produzione, si aumenta la produttività e quindi si passa da un capo sartoriale, artigianale, a un capo in serie, fondamentalmente. Quindi comunque meno costoso, più vendibile, ma non è più fatto su misura. E quindi anche più accessibile al commercio in Sardegna, e quindi ne potevano usufruire più persone, appunto, di materiali che invece, parlare di mussola nel Settecento era consentito soltanto a un ceto sociale altissimo, perché pensate, era un tessuto che arrivava dall'Iraq e ne facevano uso le corti. Sì, dalla città di Mosul, da cui, che Mosul era il centro di commercio, non di produzione, perché Mosul altrettanto lo faceva con l'India, quindi arrivavano dall'India e attraverso Mosul e la via della seta che arrivava in Europa. L'invenzione del telaio jacquard. Siamo nel 1801. Come ha detto Cristiano prima, lo snellire il lavoro che era necessario per un determinato capo, industrialmente, ripeto, poteva servire per acquisire intanto una produzione più alta di questo materiale costosissimo, allora, ripeto, consentito soltanto alle corti. Invece in questo caso lo troviamo anche negli abiti sardi, poi vedremo man mano. Sì, tra l'altro facciamo il focus sul telaio jacquard, perché oltre ad essere probabilmente il primo computer della storia, con delle schede perforate, veniva utilizzato anche nei telai classici, questa macchina con le schede perforate si affiancava ai telai classici, che poi diventa un tutt'uno, chiamandolo proprio telaio jacquard, ed evitava che più persone lavorassero nello stesso telaio. Quindi con l'invenzione del telaio jacquard bastava una persona per produrre il tessuto. Tra l'altro vorrei aggiungere, questo tipo di telaio fu a cavallo del 1850 preso in considerazione da... dal canonico Antonio Manunta, che aveva una prebenda qua a Serramanna proprio, che li fece portare proprio dalla Francia per insegnare a usare questo tipo di telaio alle ragazze orfane per poter avere una dote. Appunto, qui vediamo... Possiamo andare avanti.
Le mode europee arrivano in Sardegna. Sì, diciamo che tutte queste tecniche che ci portano appunto agli abiti in serie determinano anche la creazione attorno al 1850 dei grandi magazzini in Francia, sono i primi, che fanno dei cataloghi, delle riviste, anche con i tagli sartoriali che arrivano in Sardegna. E contamineranno anche il bestiario popolare. Esatto. Facciamo ad esempio un attimo queste due donne, questi due abiti con le gonne, con la crinolina. Questa ampiezza di gonne la ritroviamo poi nella stessa epoca in Sardegna. Sì. Le mode europee arrivano in Sardegna. Allora, ci è capitato spessissimo di usare termini, di sentire termini sartoriali per definire, non so, un indumento. Quante volte abbiamo sentito il termine su giacco, sa brusetta, su ciponi, sa baschina, suspensu? Non sono altro che termini sartoriali usati in tutta Europa. Su giacco era la jaquette, la blusa era appunto una sorta la blusetta, il ciampone era su ciponi, la baschina, che era un termine sartoriale appunto dato, quella sorta di coda che poggia dalla vita sui fianchi, in termine sartoriale è quella la baschina, e darà il termine a un'aggiunta su giacco che invece è mozzato in vita, darà il termine appunto dell'indumento, appunto verrà chiamata sa baschina. Oppure termini ancora come moiré per Samureu, il Cambridge per il Cambricchi, il bordato per Abordau. Ma vi voglio fare un altro esempio. Quante volte abbiamo sentito parlare de ventali a rasiglio, oppure lana in seda all'inrusu, o ancora stuggiusu, termini che non troveremo mai nei cataloghi di moda, ma sono gli stessi clienti che, per distinguere, non so, una fantasia di un tessuto, identificherà poi, darà proprio il nome al capo. Quindi, non so, a rasiglio viene da raso, quindi è una stoffa rasata che darà appunto il nome a questo tipo di stoffa. O ancora lana in seda, che era quella sorta di unione di setta e lana, costosissimo. Ma perché poi aggiungevano lana in seda all'illusu? Perché c'era quella sorta di giglio fiorentino che veniva tessuto intercalare tra le righe, che dava appunto il nome a quel determinato tessuto. O ancora astugiusu è un altro porte astuviusu. Su stuvio, ad esempio, che cos'era? Non era altro che una perforazione, ad esempio, data, non so, da un coltello che, infilato in un determinato, faceva uno stuvio. Quindi era una sorta di ornamento che c'era in questo tessuto, e lo chiamano deventare astugiusu o astuviusu. Sì, anche qui i viaggiatori ci danno una mano nella ricerca, perché ad esempio il Valéry nel 1837 parla e dice: i capelli parigini e i capintela d'indiana delle dame di Cagliari in mezzo alla folla sembravano proprio ordinari e volgari al confronto dei nobili e brillanti costumi delle contadine. Qui fa un raffronto, certo, delle cagliaritane che già vestivano alla moda, quindi con tela d'indiana, rispetto all'abito tradizionale che c'era ancora nell'interland cagliaritano. Andiamo avanti. I tessuti autoctoni. Per tessuti autoctoni si intende tessuti in Sardegna. Sappiamo benissimo che in Sardegna, quando diranno questa camicia è fatta in cotone sardo, no. Noi in Sardegna tessevamo il lino, la lana in tutte le maniere, in alcuni casi anche la seta, ma anche il bisso. Le filatrici di Sant'Antioco e zone, ancora c'è qualcosa che ha tessuto, che si tesse il bisso.
Sì, tra l'altro quando avevamo fatto una conferenza a Samassi mi ero occupato proprio di parlare del paese, ricordo che l'Agius Casalis diceva che a Samassi c'erano 400 famiglie e 400 telai, quindi era d'ordinanza il telaio in ogni famiglia, anche qua a Serramanna. In molti casi vengono identificati la casa con il telaio, cioè in quasi tutti i casi, in quasi tutte le case c'era un telaio. Poi adesso prendiamo in analisi quello, come diceva il nostro amico professore, dei tessuti e mercerie in Campidano dal 1894 ed è stato levato da quest'annuario. Un annuario del 1894, appunto, dove vengono menzionati i negozi. I negozi a Decimo Puzzo, a Villa Sor, a Nuraminis e via dicendo. Poi si potrebbero fare. Sì, diciamo che anche qua ci sta dicendo, ci dà un'informazione importante, che già nel 1894 molti centri erano dotati di negozi di tessuti, sartorie e negozi di calzature, cosa che probabilmente 10 o 20 anni prima già non c'era questa quantità sicuramente. E a Serramanna nel 1894 l'Annuario d'Italia parla del negozio di Palma Pasquale, che poi non è Pasquale, giusto? Giovanni. Giovanni, Marciali Francesco e Magia Sebastiano. Andiamo avanti. I tessuti e i capi di importazione tra la metà del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Allora, mi è capitato spessissimo, e chi ha partecipato ad altre mie conferenze, di parlare sempre della figura del Barone Rossi. Il Barone Rossi, ho avuto la fortuna di acquisire tanto di quel materiale, chi era? Era un commerciante non solo di tessuti, ma anche di granaglie, era proprietario delle miniere, delle tonnare, un personaggio molto importante per l'economia sarda. E lui, da questi documenti, qui ho evidenziato nomi di tessuti che vengono riportati nelle comande di queste fatture appunto di Sì, diciamo che questo è una sorta di riassunto dei sì. documenti che ha Ignazio, delle lettere di commissione, di ordine dei tessuti e vari, dal Barone Rossi verso i produttori di queste località che vedete scritte qua, Lione, Marsiglia, eccetera, Genova. E questo è semplicemente un esempio per farvi capire che, come ha detto anche il professor Madrazo prima, la Sardegna non era assolutamente isolata, ma commerciava con tutti i centri a cui gli serviva commerciare, logicamente. Ricordiamoci ad esempio, l'esempio lampante sono le berrite non sono sarde, vengono da Napoli, vengono prodotte in Sardegna solo successivamente, quando a Napoli non si producono più. Anzi, dopo dalla Sardegna ci partirà una grossa quantità di berrite che prima venivano importate in Sardegna. Poi il Barone Rossi cosa fa? Capisce l'importanza e fa arrivare come si chiama? Degli artigiani, dei maestri di maglieria e li fa arrivare in Sardegna e insegnerà come si dice, di persone, insegnerà come si faranno queste berrite al punto che poi da Cagliari stesso partiranno dopo per tutto il Mediterraneo, dove appunto c'è l'uso della berrita, un grossissimo commercio appunto di questi Appunto, ricordiamoci che la combricapi. berrita non è identitaria della Sardegna, ma Assolutamente. ce l'abbiamo dappertutto. Qui vi voglio leggere questo documento di un furto di tessuti avvenuto a Sesto. Perché questo? Perché molto spesso, leggendo documenti d'archivio, ci capita di leggere, non so, delle importanti rivelazioni anche per quanto riguarda, non so, omicidi, dove viene descritto per filo e per segno come è stato ritrovato il cadavere e quindi come era vestito, o ancora furti di costumi, furti nelle case. E tutto questo materiale è servito perché
anche noi potessimo capire che in quel determinato periodo ci si vestiva in quella maniera, con quei determinati colori che sono importanti per una ricostruzione fedele. A Sesto, il 25 luglio del 1795, ci fu un furto in casa. Il brigadiere dei Dragoni, Basilio Cadoni di Cagliari, scortava con altri militari dei Beccai, che avevano comprato a Uson alcuni buoi sequestrati e malviventi. Al ritorno in città, dopo essersi separato dai Beccai, il brigadiere si presentò a Sesto nella casa di Raimondo Loddo, dove riuscì a entrare con i suoi compagni, intimando di aprire in nome del re. In casa trovarono la moglie del Loddo, Giuseppa Mani, e contro di lei si scatenò il Cadoni, le diede uno schiaffo e urtoni di schioppo, ingiuriandola con le volgari parole di... Le strappò dal collo della camicia un paio di bottoni d'oro, avendo eccitato i compagni a rubare, a fracassare tutto e a far aprire con sforzamento e frattura una porta di una stanza e di mobilia. Rubarono 3 anelli d'oro, una catena d'oro a pivionis, una croce d'oro, 8 cucchiai con 8 forchette d'argento, uno schioppo, un taglio di 40 più palmi di broccato di seta. Allora, ricordiamo poi che il capo dei Dragoni qualche tempo dopo fu impiccato e gli è decapitato. Allora, più di 40 palmi di broccato di seta. Un palmo sardo dovrebbe essere intorno ai 27 centimetri, quindi pressappoco quanti chilometri di broccato? 12 metri di broccato doveva essere un capitale per quel periodo. Qui c'è un esempio ancora di tessuti di broccati di persiane, anche il nome persiana è ricorrente in molti documenti d'archivio, dove leggendo oggi questi documenti era quasi impossibile poter riuscire a capire che cos'era questa persiana, o come ancora Crazzoni de Pisantino. Che cos'era questo Pisantino? Perché ci ritroviamo molte volte a leggere questi documenti e a trovare dei muri, perché questi nomi di tessuti non esistono più. Il Pisantino era una sorta di mollettone e ne abbiamo una conferma anche in quei mutandoni che sono esposti là. Era un tessuto di importazione, era un tessuto caldo che imitava il lino, quindi serviva appunto per tenere calde le gambe magari in inverno. I tessuti di importazione nel Campidano. Ecco, come dicevo prima, ci stiamo sempre più avvicinando a Serramanna. Ecco, come dicevo prima, il barone Rossi ha dato una certa importanza alla ricerca autentica di quello che era che era necessario per noi che studiamo su questo argomento, come ad esempio questa lettera scritta da un signor, se non ricordo male, che cos'era? Era quei famosi negozi che abbiamo menzionato prima, che si rifornivano per forza, loro vendevano nel paese, però avevano necessità di comprare a Cagliari. E Cagliari dove comprava? Ho la fortuna di avere tutta una serie di documenti che ci dicono anche da dove il barone Rossi si forniva, quindi da Lione, da Marsiglia. Stiamo parlando sempre di un periodo attorno al 1850, poi certo. Successivamente, come abbiamo visto prima, anche Di Palma fa questa cosa. Qui una lettera che arriva da Mandas fa richiesta al barone Rossi di fazzoletti che servivano appunto per l'abbigliamento popolare, e il barone Rossi dà dei piccoli campioncini allegati appunto alla lettera e dice: ci sono questi a disposizione, se vedete bene sono tutti quei mucadores di cotone stampata che troveremo in commercio e in uso in tutto il Campidano di Cagliari e nel Sulcis e in diverse altre parti del... Con tantissime varietà di disegni e di colori. L'importanza dei tessuti nel Campidano qui, ecco, in casi di ricostruzione ad esempio di una foto, vediamo questa donna di Serramanna, questa sulla seduta, che ha un grembiule d'indiana, percepibile l'indiana, perché lì chi è attento nello studio capisce anche la lucentezza che può avere un tessuto da determinare se può essere seta, se può essere cotone,
e via dicendo. Perché, perché dico questo? Perché è importante anche capire da una fotografia se un determinato tessuto per un'eventuale ricostruzione. Quindi qui abbiamo messo come forma di si avvicina tantissimo appunto sì, alla... Diciamo che ci sono dei casi in cui quel tessuto non lo troviamo più, quindi le soluzioni sono due: o far ricostruire quel tipo di tessuto, che oggi è fattibile, è possibile fare, oppure cercare un tessuto presente all'epoca analogo che non inficia una ricostruzione. Sì. Ecco. Invece sulla sinistra vostra, sì, sulla sinistra, c'è un largo campionario di tessuti che fa parte sempre della mia collezione, dove cerco di trovare il tessuto, di catalogare i tessuti antichi con tutta anche una serie di cataloghi di passamenerie e quant'altro che erano in uso appunto dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sì, ricordiamoci che ricostruire un tessuto, il tessuto ricostruito non sarà mai uguale al tessuto originale, perché cambia il tipo di filo, cambia, quindi possiamo avere quel disegno ma non potremo mai avere quella consistenza, quella... Sì, è cambiata la setta. Assolutamente. Qui ci sono esempi di tessuto di importazione del Campidano di Cavia. Qui siamo a Serramanna. Siamo a Serramanna, appunto. Vedete la ricostruzione dei tessuti molto simili a quella che si può percepire da una fotografia. In questo caso abbiamo il grembiule originale. Sì, sì, abbiamo il consumo originale, c'è cioè il grembiule originale, ma allo stesso tempo abbiamo la possibilità di... dei campionari presenti anche in tutto il Campidano di Cagliari. Questo tessuto che vedete veniva chiamato a folle vampini, però se dovesse andare, non so, la signora a comprare il tessuto a Cagliari, lo identificava come a folle vampini semplicemente perché c'erano queste foglie di vite che stavano appunto a determinare la fantasia del tessuto. Era anche per far capire il tipo di tessuto che volevano, praticamente, certo. Come questo a tulipani. Quello a tulipani e via dicendo. Questo a Stugius. Questo era Stugius, sì. E questo è sempre un esempio di catalogazione di tessuti antichi che sono presenti in quella famosissima collezione del Barone Rossi che quando si vuole si può. Anche qui perché di questa esposizione di Ignazio? Per far capire che ricostruire un abito tradizionale è possibile. Si deve fare con criterio, la foto ci dice tanto, ma l'apporto di altre discipline ci dice ancora di più, quindi l'aiuto di persone competenti, non bisogna mai vergognarsi di chiedere. Una mano viene sempre data per persone che hanno voglia di fare bene le cose. La qualità premia sempre, non oggi, non domani, ma dopodomani sì. E voglio aggiungere che questi documenti sono stati anche di forte aiuto anche per tesi di laurea. Vi ringrazio.